Gli studenti dell'Istituto Comprensivo Matteo della Corte di Pompei hanno scelto di essere protagonisti della 7ª edizione del concorso Ciaxigita, ideato da Francesco Cairone di Promogite, nella sezione Corti dei Liconti 2019, interpretando una delle favole di Giambattista Basile, La gatta Cenerentola. Location del corto, i Sassi di Matera, dove i ragazzi hanno girato le scene in costume, diretti dal regista Gianni Petrizzo. Ti piace lavorare con i ragazzi? Assolutamente sì, io sono un ragazzo, mi vedete? Ho la vostra stessa età. Devo dire che i complimenti vanno a tutti voi, perché mi avete riempito il cuore di gioia, perché avete ascoltato in modo davvero attento a tutte le mie indicazioni che ho dato appunto sulla lavorazione del film. Vi state comportando in modo stupendo, quindi un pieno 10 va a tutti voi, ai vostri docenti che vi hanno dato un insegnamento importante, quindi suppongo che con questo criterio potete sicuramente andare lontano, ragazzi. E quindi vive i giovani, vive i ragazzi e viva il cinema. Azione! Qui possiamo vedere la scena, diciamo, più importante del film, dove il re incontra Zezzolla e se ne innamora, Zezzolla però, visto che è tardi, deve scappare e tornare a casa. Infatti stiamo vedendo che ora esce dalla scena. Come ti chiami? Paola. Che interpreti? Zezzolla. Ti è piaciuto questo ruolo? Sì, devo dire che mi è piaciuto. Sei stata felice di interpretarlo? Certo. E è stato molto pesante per te farlo? Comunque non dico che sia semplice, però è stato molto divertente. La parte che mi è piaciuta di più è quando ho perso la scarpetta. Cosa pensi del regista? Che sia molto bravo, divertente e che ha delle buone idee. Come ti chiami? Edoardo Mancuso. Che ruolo hai svolto? Il tecnico. Ti è piaciuto fare il tecnico? Sì. Cosa hai fatto? Ho tenuto la giraffa, ho fatto delle riprese con la videocamera e ho fatto il ciacchista. Come ti chiami? Serapica Angela. Che ruolo interpreti? La Popolana. È stato, diciamo, molto divertente e mi è piaciuto molto. Come ti chiami? Gaetano. Ti piace la tua parte? Sì, molto. Qual è stata la parte che ti è piaciuta di più? Quando ho dovuto proporre i regali alle mie figliastre. Siamo qui con Pardo Palmieri. Che ruolo hai fatto nel cortometraggio? Il re. Che sensazione hai provato? Ho provato delle sensazioni molto positive verso lo spettacolo. Penso che sia andato molto bene e ovviamente spero di riuscire a vincere il concorso insieme ai miei adoratissimi compagni. Come ti chiami? Gaia. Cosa ne pensi del tuo personaggio? È bello, comunque lo volevo fare da tanto. Diciamo, qual è la parte più bella che ti è piaciuta nel cortometraggio? Sicuramente quando il nostro padre ci ha chiesto i doni e noi appunto li abbiamo letti. Cosa ne pensa di questo cortometraggio? Allora, considerato che veniamo da Pompei, dall'Istituto Comprensivo Matteo della Corte, e penso che è un'esperienza fantastica per noi tutte, in particolare per voi ragazzi. Vedo che state lavorando seriamente, con impegno, con dedizione e soprattutto state entrando nella parte del cortometraggio, questa appunto di Cenerentola, di Basile. In realtà il paesaggio di Matera, noi siamo qui sul Sasso Caveoso, dove la parte più aspra, più rude e anche più importante dal punto di vista storico, in questo cono di paesaggio bellissimo, vedo che avete risposto bene, quindi mi complimento con voi. Molto bella come iniziativa, è proprio interessante, sono bravi i vostri professori che vi fanno fare queste esperienze, complimenti.